Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Undicesima stazione. Gesù è venduto da Giuda. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Signore, c'è qualcuno che si rallegra per il tuo tradimento. Finalmente c'è qualcuno dei tuoi che ti tradisce, che si è stancato di te, delle tue promesse che non portano da nessuna parte. Finalmente qualcuno ha capito che sei solo uno dei soliti perditempo, un falso profeta, e si allontana per tradirti. Tutto questo agli occhi di chi ti ostacola merita una ricompensa, del denaro. È come se avessero messo una taglia sulla tua testa e Giuda fosse venuto a venderti. Cosa lo ha spinto a disprezzarti fino a tal punto? Non sei nemmeno più una persona per lui, sei diventato una merce. Probabilmente te lo sarai domandato anche tu, ti sarai fatto un esame di coscienza, ti sarai dato delle colpe, avrai tentato di capirlo in tutti i modi, ma alla fine anche tu ti sarai arreso davanti alla sua sfiducia. D'altronde tu lo hai sempre detto, se vuoi puoi seguirmi. D'altronde fin dall'inizio hai incalzato i tuoi, volete andarvene anche voi? E alla fine è successo proprio così. Qualcuno di stare con te si è stancato. Certo, poteva evitare tutto il resto, poteva andarsene e basta, e invece ha voluto aggiungere odio e violenza alla sua delusione. Delusione che non è stata solo sua, ma anche tua, Signore. Ma non per il fatto che ti ha tradito, ma perché non ha avuto il coraggio di dirtelo, perché ha fatto tutto di nascosto, perché ha cercato il momento opportuno per riuscire a dimezzare la sua colpa, perché ha lasciato che le tenebre oscurassero la luce. Preghiamo insieme. Tu sei santo, tu sei forte, tu sei grande. Kyrie, 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 eleison. Kyrie, 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 eleison. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per i meriti della Santa Croce, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti.